Risultati, gioco di qualità, fiducia. La combinazione vincente della Dieseltecnica di inizio inverno. Per difendere e consolidare il secondo posto, però, i Blue Boys dovranno continuare a pedalare a testa bassa. Il calendario prevede subito il match in casa contro il Centro Pasteur Parete, poi la delicatissima trasferta a Nocera Inferiore sul parquet della squadra più calda del campionato, che ha appena ottenuto la settima vittoria di fila a spese della Basilicatasport.it Potenza. Procediamo con ordine. La partita di domenica prossima contro i casertani, bandiera verde alle 19, è decisamente intrigante perché la truppa allenata da Ivo Macchione, nonostante un rendimento a dir poco levantino, ha gli uomini giusti per occupare gli scranni più alti della Serie C Silver. Un nome per tutti, la guardia Riccardo Fiore, un cliente abituale dei campionati regionali che a fine 2019 ha incendiato i tabellini con i 45 punti segnati nella vittoria contro Mugnano, miglior prestazione individuale della stagione. Intorno a lui, un gruppo composito per curriculum e caratteristiche tecniche. Lo stagionato di febbraio si occupa del traffico in area. Palma, Carbone e Domenicone compongono un terzetto di tiratori che conosce da vicino la doppia cifra di media. Pedata è l'uomo più in vista tra i giovani. Benché abbia tenuto testa per appena un quarto la Miwa Benevento, il Centro Pasteur Parete non disdegna i colpi a sorpresa, come quello che ha steso Potenza due domeniche fa. Tuttavia, ripetersi contro questa Dieseltecnica, che coniuga felicemente bellezza e determinazione, non è un affare da poco.